Le pubbliche istituzioni sono chiamate a sostenere i programmi di ricostruzione, offrendo all'Aquila le opportunità che la sua storia e la sua gente meritano e devono rispettare anche gli impegni verso le altre comunità colpite dal sisma. È un richiamo forte quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua quinta visita all'Aquila, Per tutti a scuola, manifestazione nazionale del MIUR per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Un richiamo che forse apre alla speranza di accelerare sull'Aquila il percorso di ricostruzione delle scuole, mai per la verità iniziato se non in due cantieri. I numeri sono impietosi, del resto, a 10 anni dal sisma gli studenti studiano ancora nei MUSP, ottimi nell'emergenza, è vero, e che hanno permesso all'Aquila di non spopolarsi, ma che non devono distogliere dalla pretesa di avere finalmente scuole vere. E anche per il ministro dell'istruzione Fioramonti i ritardi sono inaccettabili e un primo effetto è la notizia che il 1 ottobre ci sarà un rincontro a Roma e ci saranno anche comitati e rappresentanti degli studenti, un risultato strappato anche grazie all'incontro che il presidente ha avuto prima della manifestazione con Silvia Frezza di Oltre il MUSP, Tommaso Cotellessa, rappresentante degli studenti del Cotugno, Massimo Prospero Cocco e Silvia Colacicchi del Comitato Scuole Sicure e Valeria Baccante di Mamme per l'Aquila. Anche la sicurezza, infatti, è stato un punto richiamato in più parti del discorso. Grazie della vostra visita e diciamo di essere onorati veramente all'Aquila e sicuramente risponde ad un bisogno della città questa visita. La giornata è stata ricca di emozioni, sul palco un vero spettacolo con le esibizioni degli studenti, circa 1000 giunti da tutta Italia, accompagnati da insegnanti e presidi, e sul palco, diretta per il 19° anno consecutivo dal maestro aquilano Leonardo De Amicis, l'orchestra dei conservatori italiani e tanti ospiti, in un evento condotto da Flavio Insinna e Francesca Fialdini, Veronica Pivetti, Noemi, Enrico Nigiotti, la capitana della nazionale di calcio azzurra, Ede Jekyll, gli atleti paralimpici. Presenti alla manifestazione altre istituzioni come il neoministro per il Sud Giuseppe Provenzano e il viceministro Anna Ascani.